Cambiamo argomento, si è aperta la Pala Beach di Pescara, la seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit, una due giorni promossa dal presidente della regione Marsilio che rappresenta gli stati generali dell'economia regionale. Tanti e prestigiosi gli interventi questo pomeriggio ad impreziosire il consesso, l'economista, politico e saggista Edward Luttwak. Ma ci colleghiamo in diretta col nostro Paolo Durante. Buonasera Paolo. Sì, grazie Massimo. Si è conclusa la prima delle due giornate degli stati generali dell'economia abruzzese, un evento che ha l'obiettivo di creare la connessione giusta tra il tessuto economico ed imprenditoriale del territorio con i grandi temi internazionali e nazionali, temi che per forza di cose devono tener conto di alcune situazioni oggettive. Penso ad esempio alla difficile situazione geopolitica, ma anche al Covid che crea diverse preoccupazioni ancora un po' in tutta Europa, in tutto il pianeta. Oggi era atteso il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, tra l'altro reduce da Bruxelles, e purtroppo non è qui presente perché è rimasto vittima di un incidente, non un incidente stradale, ma il presidente che si trova a Roma, è sbarcato lì con l'aereo, in pratica è scivolato e si è procurato purtroppo la frattura del perone. Allora noi stiamo per lanciare l'intervista invece al politologo nonché grande economista Edward Luttwak, molto atteso il suo intervento che ha concluso questa prima giornata. Il professor Luttwak si è intrattenuto soprattutto sulle tensioni internazionali. Noi però in questa intervista, la sentirete tra pochissimo, siamo partiti dal nostro Abruzzo e dalle possibilità di sviluppo che ha la nostra regione in base agli scenari internazionali. Sentiamo il professor Luttwak. Le opportunità sono le stesse che ci sono in punti della California, ci sono in India, ci sono in Israele, ci sono in Svezia, cioè localmente si mette su una scuola tecnologica di un tipo o l'altro, elettronico, meccanico, chimico, cioè. Questa scuola non deve diventare famosa, le sue lauree non devono avere valore fuori dall'Abruzzo, quindi la gente che studiano cose vere, non per avere un pezzo di carta, e mettono su un'azienda. Evitare la fuga dei cervelli. No, se tu insegni cose vere e importanti e allo stesso tempo non sono lauree famose, la gente non va a portare questo altrove, mette su un'azienda. Cioè bisogna insegnare roba che permette ai giovani di mettere su azienda. Questo succede ogni giorno, come sapete, in tutto il mondo, e questo è vitale perché i cinesi fanno tutte le scarpe e tutte le camicie, inutile, domani faranno le automobili. Bisogna andare avanti di loro con high tech. Questo è successo, come sai, negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti sono stati deindustrializzati dai cinesi, però sono molto più avanti dei cinesi perché fanno cose nuove. Lei ha parlato della Cina, non posso non parlare naturalmente anche della Russia, dell'invasione russa in Ucraina, ne ha parlato molto lei, situazione delicatissima, cosa si può fare e si deve fare? Prima di tutto bisogna proteggere l'Ucraina seriamente e non fare i cretini, come il presidente qui, Conte, che diceva sì, voglio aiutare l'Ucraina ma non i carri armati, perché lui è analfabeta militare e pensa che i carri armati connotano l'offensiva, non è vero, assolutamente non è vero. Semplicemente ignoranza. Quindi bisogna sostenere l'Ucraina, allo stesso tempo la nostra ambizione non può essere distruggere la Russia. Questo per una questione di equilibri geopolitici? No, la Russia protegge paesi importanti. La Russia ha un ruolo in India, ha un ruolo in Vietnam, due paesi che hanno la Cina che li attacca ogni giorno, e hanno un ruolo in tutta l'Asia centrale. E quindi non vogliamo distruggere la Russia né per se stessa né per le sue ripercussioni, ma non possiamo permettere che loro vincano questa guerra. Questa guerra non possono vincerla. L'ultimissima, lei è ottimista per una pace a breve oppure ancora no, una guerra lunga sarà? No, quando i russi non riescono ci riprovano, e ci riprovano, ci riprovano. Quindi io non vedo nessuna pace.